Ciao a tutti, qui è Ferrani che vi parla e oggi sono qui a presentarvi un altro video. Oggi siamo tornati di nuovo su Clash Royale perché vorrei fare qualche partita e magari fare un chest opening per vedere cosa trovo. Facciamo subito una battaglia. Ok, battaglia, abbiamo subito trovato l'avversario, fortunatamente senza aspettare 870 anni. Allora, io quando faccio le partite con questo deck metto subito l'estrattore, anche se so che è rischioso perché lui ora sa che c'ho meno elisir di lui. Ecco. Mi ha buttato il raggio, come non detto. Non ho visto ancora nessuno che piace. Che io tengo l'estrattore. Incredibile, non riesco a spiegarlo. So solo che ogni volta che metto l'estrattore o mi ci buttano la palla di fuoco. O mi ci buttano le frecce. No, anzi no, le frecce no, però il razzo e la palla di fuoco sì. Mi dà un fastidio che lui mi sta facendo un po' di male e non mi piace questa cosa. Ho messo la strega a destra perché voglio che vada a destra, perché già gli sto quasi per distruggere la torre. E se la strega spara un po' di colpi, quindi è stato anche aumentato il danno, speriamo che... Ok, lui mi sta attaccando un pochino pesantuccio, ma se non continua a spingere la strega che c'ha poca vita, magari... Ok, lui vince. Ok, no, no, quello non mi piace. No, non ci posso credere, mi ha fregato all'ultimo. Non ci posso credere, mi ha fregato all'ultimo, non ci credo. C'era pochissimo di vita, se non c'era il cavaliere secondo me vincevo. Vabbè, cerchiamo subito un'altra battaglia. Ok, cerchiamo la battaglia. Eccola qua, trovata. Siamo contro Frank del clan Pippetto. Mamma mia che nomi strani, no, non piangere. Tanto io perdo, quindi non ti devi preoccupare. Se ti preoccupi tu, io perdo sempre allora. Siamo messi male, amico. E lui mi sta mettendo tante di quelle truppe. Io adesso gli metto il mago di qua. I goblin lancieri. Così si calma un po'. Gli mando pure un bel wow. Bravo mago, bravo. Bella giocata. Non mi hai fatto niente perché il mago, mamma mia, è troppo forte. Grazie, prego. No, non piangere. Dai, piango anch'io. Così ci diamo la mano. Ah no, comincia a mettere di nuovo tutte quelle truppe. Sì, metto queste frecce anche se secondo me sono sprecate, però vabbè. C'è il mago come riserva. No, ricomincio di nuovo a fare sempre lo stesso attacco. Sì, metto la strega. Ogni tanto si blocca, maledizione. E forse riesco a fargli un po' di danno alla torre. Vediamo, vediamo, vediamo. Distruggete quei gomiti che fanno male. Perché hanno tirato quel colpetto. Magari fai. Ok, sono riuscito a fargli un po' di danno alla sua torre. L'istruttore mi sta aiutando molto. Ma perché piangi? Ma basta. Non piangere, piango anch'io. Ma poi mi offendo, dai. Io già ho capito questo, fa sempre la stessa tecnica. Mi mette tutte quelle le truppe là. Mi mette la valchina, mi mette lo strego. No, lo secondo non ce l'ha. La strega, la valchiria, i scheletri, il cucciolo di drago, i goblin lancieri, tutti i tipi di truppe che c'è sul deck. Aia. Questa mi ha fatto male, mi ha bloccato per un po'. Ma non ti preoccupare che adesso mi vendico. L'ho lasciato con poca vita la torre. Quindi adesso gli butto le frecce. Butto lo stregone. Adesso sto girando le truppe così gli ributto le frecce di nuovo. E siamo a posto. Ok, questa partita l'ho vinta. Mi basta solo difendere, se riesco. Vediamo. Ok, sì. Finalmente ce l'ho fatta a vincere una partita. Mettiamo così truppe a cavolo. Conto terminato. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, andiamo al prossimo attacco. Il messaggio dal clan va bene. Una l'abbiamo persa. Facciamo un'altra partita, altre due. Vediamo come va. E speriamo, vediamo, speriamo che vada bene. Io parto già pesante. Anche se non penso sia la mossa giusta, però proviamo a mettere un golem lì in fondo. Così nel frattempo che arriva pian piano. Ecco, già non mi piace. E alleluia. Il mago lo devo mettere più indietro. Adesso muore. No, vabbè, ho fatto una giocata di... No, 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 così non va bene, così non va bene. Però il golem sta avanzando. Il golem sta avanzando e questo non mi dispiace, però non fa molto danno ed è pure lento. C'è il domatore di cinghiali livello 7. Nonostante è depotenziato, secondo me è identico a prima, è più forte. E vabbè, c'ha pure il minatore, mamma mia. Dai, ma così non è valido, io non ce l'ho la leggendaria. Ad avercelo io il minatore, il peggio combo che farei. Muore, draghetto del cacchio, non fa niente, c'ha pochissima vita e rompe. Mamma mia, secondo me il cucciolo di drago non è molto forte, debolissimo. Non fa per niente danno. Bah, questo non mi vuol far proprio passare, non c'è verso. Io gli metto un moschettiere qua, sperando che lo distrugga un pochettino più veloce. Maledetto. Ha messo la palla di fuoco, adesso gli metto la strega. Anche se secondo me ho fregato lì sera. Che lo spirito è rimasto dietro, mistero. Ok, lui mi ha messo i barbari livello 9. Ieri se facevo una partita ho incontrato i barbari di livello 10 in arena 5. Ok, ho capito qual è la sua tecnica. Mette i barbari per distrarre, così il minatore comincia tum 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 a colpire. Ma fa male. E adesso gli metto mago.
strega, valchiria, goblin, scheletri, di nuovo il mago, 5 maghi gliene metto, 50. Aia, c'è una palla di fuoco livello 6, ma ha distrutto il mago. Porca miseria, non ci voleva. E pure la mongolfiera. Dai, distruggetelo. Attenzione, sono riuscito a distruggere il minotauro. Io faccio una bella risata, così impara. Ecco. No, ma io sono stupido. Potevo tirargli le frecce alla torre, almeno facevo una corona. Non ci posso credere. Ma che terribile. Chiamo un altro avversario. Ce la farò prima o poi a fare queste maledette tre corone. Ce la farò, ce la farò, ce la farò. Ultimamente in questi giorni non ne sto vincendo una. Non ne vinco una. Proprio una cosa incredibile. Se gli metto scheletrino, come si chiama questo? Non mi viene. C'è un vuoto di memoria. Questo che spara col cannone. Non mi sto ricordando più il nome. Ma questo ha deciso che non vuole farmi passare. Quindi io metto un estrattore. Aspettiamo. Che continua a ridere. Adesso ti copio, così lo smetti. Che ridi senza motivo, lo so che ridi perché mi hai fatto male all'estrattore, però un po' lo produco lo stesso, deve essere, quindi non mi dispiace. Adesso vado di mago, scheletrini e moschettiere, ecco, c'è un voto di memoria assurdo, anche lui c'è il mago. Finalmente sono riuscito a fargli un po' di danno alla torre. Perché continua a ridere? Ma smettila, prima o poi si stancherà. Vabbè, dai su, Elisir, recuperati. Gli metto tante di quelle truppe. No, 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 stai calma. Aia, quanto fa male il gigante. Gigante furia, fa un male. Se magari l'Elisir doppio. Ma perché continua a ridere? Ma falla finita, mi stai... Maledetto. Pure io comincio a ridere adesso. Avevo appena sprecato la palla di fuoco. Quindi sì, faccio così. Metto. Ma che no. Il gigante è una buona truppa per distrarre. Perché il tempo che muore voi già recuperate altro Elisir. Quindi girate le carte. Piano piano trovate quella che vi serve. Oh, questo ha deciso proprio che non mi vuol far passare. Non c'è verso, maledetto, muori. Perché continua a ridere, ma smettila. Pure il mago, vabbè, oh, non c'è verso. Non proprio questa battaglia, non la posso vincere. Ridi, ma basta ridere. Bella partita. Mi continua a prendere in giro. Capito? Ma io sto trovando tutti i deck che non riesco ad andargli contro. Ok, abbiamo trovato un'altra battaglia. Speriamo che questa vada bene. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, mettiamo l'estrattore di Elisir qua. Questa è la terza battaglia, se non sbaglio. No, ho messo l'attore del bombardiera. Però io adesso gli metto il golem che... Mannaggia. Vai, bravo, allontana la valchiria. Così mi mira la mongolfiera. Perfetto. Non sparare. Che fortuna non ha sparato. Ok, la torre dello spaccamuro è andata giù. Ormai il moschettiere è morto, quindi è inutile continuare. Ho il tempo di mettere tutte le carte, ne ha messo un altro. Maledizione. Te lo odio, la torre dello spaccamuro. Mi dà un fastidio forte, ma allo stesso tempo rompe. Quindi ora gli metto un golem qua. E gli metto il moschettiere qui, sperando che non vada a sinistra. Bravo. Ha usato la palla di fuoco sul golem, non ci posso credere. Questa è stata una mossa sbagliata per lui. Prevedo una vittoria. Forse. Fin quando il golem è vivo, c'è una piccola possibilità. Appena il golem muore, le truppe cominciano a morirmi. Adesso, se c'aveva il doppio elisir, riusciva a fare più danno. Ha usato la scarica. Dai, mago, moschettiere, tutti quanti, strega. Distruggetegliela quella torre. Perfetto, sono riuscito a fare finalmente 3 stelle. Ce l'ho fatta, grazie. Più 30 trofei e 12 monete. Maledizione. Adesso facciamo un bel chest opening. Se il caricamento mi aiuta, vediamo come va. Abbiamo perso 3, non so quante partite abbiamo giocato, penso 3 partite o 4. Comunque 2 le abbiamo perse sicure e una l'abbiamo vinta, l'altra non mi ricordo se abbiamo giocato 4 partite. Vabbè, partiamo subito dalla casa più farlocca. Allora, apriamo il primo baule d'argento. 39 monete, 2 goblin lancieri e 5 tesla. Oh, me ne mancano 3, arriva a 400, anche se non l'ho usato un bel po'. Apriamo il secondo baule d'argento, 44 monete, 2 goblin lancieri e 5 cavalieri. Bella cacca. Apriamo adesso un baule magico, 50 monete. Attenzione, barile dei ho trovato l'epica nel baule d'omaggio. Adesso apriamo un baule d'argento, l'ultimo baule d'argento. 40 monete, 3 scheletri e 4 arcieri. Ok, adesso vorrei aprire. Apro il baule omaggio, poi il baule d'oro e poi il baule delle corone. Allora, 56 monete, 6 barbari e una sfera infuocata. Vabbè, adesso apriamo la penultima cassa, sia il baule d'oro, dove qua c'è più possibilità di trovare qualcosa migliore. 145 monete, 5 scariche, 7 orde di sgherri, 9 scheletri e 2 capanne dei barbari.
quelli, che schifo, non li uso per niente, costano troppo e sono inutili secondo me. Adesso abbiamo l'ultima cassa, baule delle corone. Allora, 318 monete, 2 gemme, attenzione c'è già la rara, una campana dei barbari. No, non mi ritornare con la comune, 7 scariche, è ritornata la rara, 3 giganti, mamma mia che fregatura, però no, 35 barbari non mi fanno schifo. Vabbè, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, commentate, condividete e ciao a tutti!